Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar. Mi presento, sono Giorgio Garzino e sarò il relatore per quanto riguarda la presentazione sul Colmi Multiutenza. Un focus speciale su questo prodotto che stiamo presentando in questi ultimi mesi, che ci permetterà e vi permetterà, speriamo, di ottenere dei buoni risultati. Prima di iniziare, alcune informazioni sulla piattaforma da cui siete collegati, ossia GoToWebinar. Innanzitutto è una presentazione in live, dal vivo, quindi se ci fossero problemi di connessione è sufficiente che clicchiate sul link ricevuto come promemoria e sarete nuovamente immessi. Potete anche porre delle domande, purtroppo non a voce perché siete in tanti, ma per chi è collegato da PC potrà fare direttamente delle domande nella sezione domande e il team dei tecnici vi risponderà immediatamente. Per chi invece è collegato da un dispositivo mobile, quindi tablet o smartphone, potrete porre delle domande dall'iconcina del foglio e quindi verranno fatte direttamente. Potete anche scaricare della documentazione che vi abbiamo messo a disposizione, tra cui la presentazione stessa, quindi che magari avrete la possibilità di vedere con calma, insieme a alcuni altri documenti che sicuramente vi saranno utili. Durante questo webinar, sarò accompagnato da un collega, Davide Reina. Buongiorno Davide. Vediamo un attimino che si collega. Eccomi, buongiorno a tutti. Ciao Sono Davide. Davide Reina, sono un FTC della zona di Torino, quindi Piemonte, e sarò con voi per accompagnarvi durante questa presentazione. Colgo Ok, perfetto. l'occasione perché dopo, diciamo che per la prima volta, dopo un po' di tempo, siamo ritornati con un'interessante iniziativa. Un'iniziativa che vi coinvolge e vi permette di accumulare dei punti che poi possono portare a ricevere dei premi. Come si fa ad accumulare questi punti? Molto semplicemente acquistando i nostri prodotti e scansionando con il lettore QR code abbiamo la possibilità appunto di accumulare e poi controllando la quantità di punti che abbiamo possiamo fare degli acquisti presso l'applicazione che gestisce tutto questo tipo di sistema. Dunque, io direi per partire bene, io lancerei subito un sondaggio. Perfetto. La domanda con cui partiamo per capire un attimo chi abbiamo davanti è: avete già installato l'invio di chiamata multiutenza? Potete selezionare una di queste tre voci. E vi lascio qualche secondo per poterlo fare. Mi raccomando, il discorso premiati, su cui mi ero allacciato prima è una cosa molto interessante, che ci può, diciamo, dare un vantaggio per avere poi, diciamo, qualche premio diciamo, a fine anno. Ah, ecco, giusto, il premiati ha una validità che parte da inizio febbraio, quindi già da adesso, fino al 31 gennaio del 2022. Bon, possiamo chiudere il sondaggio? Bene, allora, diciamo che sono più le persone che non lo conoscono. Quindi devo dire che avremo da lavorare, giusto? Giusto, Assolutamente Giorgio? sì. Era giusto Ti rilascio un'occasione la in questo parola, punto per ci presentarlo. sentiamo qui dopo. Grazie Ok? Davide, è stato chiarissimo con questa iniziativa che sicuramente ci permetterà di ottenere buoni risultati e far magari qualche regalo a qualcuno. Perfetto, io direi di iniziare a questo punto con la presentazione quindi vera e propria. Questo webinar verte principalmente sul Colmi, quindi come funzione. Ormai non è solo più una funzione di per sé, ma sta diventando effettivamente una funzionalità che è trasversale non solo sui sistemi a due fili, ma ormai praticamente copre un po' tutti i sistemi che abbiamo a catalogo. Colmi praticamente cos'è? È la possibilità di rispondere da smartphone a seguito di una chiamata da pulsantiera. Quindi l'utente riceve la chiamata, può vedere chi è, decidere se rispondere, eventualmente aprire la porta e fare delle azioni.
Ormai siamo arrivati praticamente a una fase di sviluppo dove ormai non è più necessario fare delle opere invasive, quindi a seconda della tipologia di sistema aggiungiamo un'interfaccia piuttosto che un'altra, ottenendo comunque lo scopo che è quello di facilitare l'utilizzo, evitare dei lavori di ristrutturazione ed evitare di aggiungere magari dispositivi che non sappiamo dove posizionarli. Quindi, e soprattutto la configurazione che è veramente, veramente semplice. Cosa introduce i vantaggi? I vantaggi a questo punto non sono solo per magari voi installatori o per chi è collegato in questo momento. Si introduce anche in un'offerta da proporre direttamente al nostro cliente, in quanto aggiungiamo comodità, in quanto l'utente, anche se non è in casa, può rispondere comodamente senza interrompere l'attività, quindi mantiene quello che sta facendo. Si traduce anche in praticità, quindi possiamo tranquillamente ordinare online, non essendo a casa, possiamo rispondere e aprire la porta per magari farci portare il pacco direttamente al nostro piano. Il vantaggio si traduce anche che cosa? In termini di sicurezza. Perché? Grazie al Colmi possiamo programmare un pulsante del videocitofono interno affinché faccia una chiamata d'emergenza. Come succede praticamente? Io programmo un pulsante, parte una chiamata direttamente allo smartphone su cui è installata l'applicazione. In questo caso in ambito di magari per genitori anziani che magari non hanno praticità con la tecnologia, un semplice premuto del pulsante possono fare una chiamata di emergenza. In più aggiunge più possibilità, più libertà al nostro cliente, perché con un unico smartphone, un solo account può visualizzare, può rispondere a chiamate provenienti o da più appartamenti o direttamente da più impianti. Quindi assoluta versatilità ed elasticità. Il Colmi cos'è quindi? La possibilità di dire che è effettivamente, come succedeva direttamente rispondendo dall'occhio magico, ma direttamente dal nostro smartphone. Ci permette quindi di utilizzare il nostro cellulare come se fosse un videocitofono, ma portandolo direttamente in diretto con noi. Tutto questo si ottiene scaricando un'applicazione gratuita, ok, installandola su uno smartphone e quindi attivando. Non è necessario, una cosa molto importante, che come funzione Colmi, ok, non è necessario sostituire l'apparecchio interno. Quindi anche impianti realizzati diversi anni fa possono implementare questa funzione senza cambiare obbligatoriamente il dispositivo. Quindi c'è un retrofit anche su impianti esistenti. Abbiamo ormai suddiviso il Colmi in due funzioni, proprio perché è un sistema in continuo sviluppo. Abbiamo l'interfaccia, ok, il Colmi, quindi il dispositivo che funziona per singolo utente. Qual è il classico utilizzo? Magari una villa monofamiliare o un singolo appartamento in condominio dove il nostro utente, il nostro cliente vuole dare la possibilità di rispondere direttamente da videocitofono, aggiunge un'interfaccia e voilà, ottiene praticamente un appartamento connesso. Il Colmi per singolo utente, quindi con un dispositivo che io vado praticamente a collegare direttamente all'apparecchio di casa, è disponibile nei sistemi Two Voice, nei kit due fili e anche nei vecchi sistemi videocitofonici coax e audio 4+N. Quindi, come vedete, abbraccia effettivamente tutte le principali tecnologie videocitofoniche. Novità che stiamo presentando in questi ultimi mesi, primi sul mercato, unici sul mercato, è il Colmi per condominio. Cos'è? È una nuova soluzione dedicata al sistema Two Voice, quindi riservata al sistema due fili, e con l'aggiunta di un solo dispositivo per l'intero condominio diamo la possibilità a chiunque si abilita di rispondere al videocitofono. Quindi immaginate il fatto di non dover collegare fisicamente magari il monitor al wifi di ogni casa, il fatto di non dover aggiungere tanti dispositivi, un unico dispositivo per condominio, per colonna, diamo la funzione a tutto il condominio. Questo si traduce che cosa? In tempo risparmiato, quindi velocità, in economicità, quindi possiamo proporre la funzione anche al condominio senza magari aver paura di dare un prezzo troppo elevato e soprattutto meno invasiva. In impianti già realizzati di nuova realizzazione, semplicemente un dispositivo che vado ad aggiungere, poi vediamo anche dove vogliamo veramente, dove possiamo. Qualche informazione in più? Vediamo un attimino. Davide, vuoi introdurre qualcosa? Allora, che cosa occorre? Io vorrei cominciare appunto per far capire la semplicità di questo tipo di sistema e grazie appunto a quello che compone appunto l'impianto Colmi multiutenza.
Si parte innanzitutto dal dispositivo multiutenza, che è uno, che va sempre alimentato con un alimentatore che comunque è già dotato nella confezione. Il monitor di casa, quindi il monitor dell'appartamento, una connessione dati, attenzione, una sola connessione dati, e infine uno smartphone con la sua applicazione dedicata, con la nostra applicazione dedicata. Molti quando proponiamo questo tipo di sistema ci chiedono: ma come faccio se io non ho l'internet condominiale, che è quello che servirebbe in questo caso? A noi ne serve uno solo e dovrebbe essercene uno per tutto il condominio. Noi abbiamo la possibilità di fornirlo in bundle, questo sistema di Call Me multiutenza, insieme a un modem 4G Wi-Fi. Perché? Perché il dispositivo può essere collegato sia in Wi-Fi che tramite cavo di rete. E quindi possiamo posizionare questo modem 4G dove ci viene più comodo, l'importante è che si possa trasmettere, diciamo, la parte dati al dispositivo o col cavo col Wi-Fi, ripeto. E cosa molto interessante e importante, dotiamo questo bundle anche di una SIM già prepagata per 2 anni, una SIM della TIM, tra l'altro, quindi non di un gestore che offre comunque una copertura molto importante. E quindi questo, diciamo, che ci permette di dare un servizio completo già sia all'installatore che al condominio, ci permette di poter chiudere, diciamo, il lavoro senza necessità di dover costringere a una internet condominiale, a una connessione condominiale. Io ti ripasso la parola, Giorgio. Grazie Davide. Direi che quindi con questa offerta commerciale togliamo ogni dubbio che ci può essere, quindi il fatto di avere una connessione di condominio, non siamo obbligati quindi a passare una linea fissa, ma grazie a questo bundle e a un modem router, quindi 4G, effettivamente risolviamo la situazione in maniera brillante. In più, con l'offerta di 24 mesi diamo la tranquillità al condominio, che è un operatore sicuramente performante, e gli diamo la possibilità di posizionare questo modem dove vogliamo o dove possiamo. Vediamo un attimino alcuni approfondimenti tecnici riguardo a questo Call Me, ecco, diciamo, questa interfaccia fisica. Come codice 1083, quindi Famiglia to Voice, /83, con questo codice cosa intendiamo? Intendiamo un'interfaccia che vediamo qua, delle dimensioni di 8 moduli DIN, che viene fornito anche a corredo, che cosa? Un alimentatorino di dimensioni 2 moduli /DIN, ok, direttamente collegato nel riquadro arancione per dare alimentazione al nostro dispositivo. Su questo Call Me, su questa interfaccia, come vedete evidenziati in azzurro, vengono indicati 2 codici, uno in codice UID univoco, con cui noi andremo poi a configurare il dispositivo direttamente nell'applicazione. E il relativo codice QR, quindi, come magari chi installa la videosorveglianza capirà già che basta fare una scansione per aggiungere il dispositivo. Abbiamo anche la possibilità, che cosa? Di trovare a bordo dei dip switch indicati nel quadro rosso, perché in questo modo noi possiamo impostare la colonna. Immaginiamo di avere un'installazione molto complessa, con varie palazzine, vari edifici. Noi andiamo ad assegnare un indirizzo per ogni dispositivo installato nella colonna. Quindi uno per colonna, colonna 0, colonna 1, colonna 2, andiamo a impostare il codice attraverso questa serie di dip switch. Estrema versatilità, come ho detto prima, può essere collegato sull'impianto to voice a qualsiasi distributore video. Una qualunque uscita libera del distributore video lo possiamo collegare, oppure collegarlo direttamente all'interfaccia di colonna, sia al 1083/50, sia la nuovissima che abbiamo presentato da poco, 1083/53, che è un'interfaccia di colonna più piccola rispetto a quella precedente, solo 4 moduli, che ci permette appunto di gestire più ingressi e qui più colonne montanti. Altro plus e tipo di connessione: noi possiamo collegare il dispositivo a internet, quindi direttamente con un cavo LAN, nel caso in cui abbiamo la possibilità di fare un percorso cablato, oppure se per caso siamo distanti, non c'è il cavo LAN,
collegare direttamente a una rete wireless e quindi mandarlo, colloquiare con il nostro cloud. Quindi un dispositivo che risponde alle diverse esigenze. Vediamo un attimino i collegamenti realmente dove li possiamo fare. A livello di collegamenti, ok, il dispositivo è veramente versatile. Immaginiamo di avere un impianto to voice, come quello che vedete nella diapositiva, nella slide, dove abbiamo magari una pulsantiera, abbiamo il classico alimentatore e una colonna montante di apparecchi. Ricordo che con un solo alimentatore non riusciamo ad alimentare fino a 127 dispositivi, un solo alimentatore. Magari l'impianto è già stato installato diversi anni fa o magari anche nuovo, non importa, aggiungendo un'unica interfaccia che vedete sulla destra, il 1083/83, lo possiamo collegare su qualunque uscita libera da un distributore al piano. Quindi lo potremmo collegare a quello più vicino o quello in alto senza alcun tipo di vincolo. Quale può essere magari un consiglio? E se noi dobbiamo collegarlo a una rete cablata, a questo punto noi potremmo anche posizionarlo direttamente nel quadro elettrico e siamo a posto. Nel caso in cui invece magari usufruiamo dell'offerta bundle con un router Wi-Fi, a questo punto magari conviene posizionarlo in un luogo dove la connessione è performante e abbiamo una buona ricezione. Con un unico dispositivo cosa permettiamo? A tutti gli utenti del condominio di essere connessi. Ogni utente a questo punto, una volta che riceve la chiamata, come potrà comportarsi? Prima di rispondere può vedere chi è davanti alla pulsantiera, può rispondere, parlare ed eventualmente può aprire un varco, quindi il classico cancelletto pedonale, che è un'uscita 12 volte alternata, può aprire un cancello carraio, in quanto in pulsantiera abbiamo anche un relè a contatto secco che commuta, e direttamente da app possiamo anche che cosa? Controllare delle videotelecamere di sorveglianza. Queste telecamere sono connesse all'impianto to voice e noi possiamo scegliere di auto-inserirci sia sulla pulsantiera, quindi nella telecamera integrata, che eventualmente sulle telecamere di videosorveglianza collegate al sistema. Ricordo una cosa molto importante, che tutte le pulsantiere del sistema to voice, quindi tutte quelle che abbiamo a catalogo, hanno di default due uscite per i varchi, quindi un'uscita a 12 volt per il classico cancelletto pedonale e un contatto pulito, ad esempio, per pilotare un'automazione o luci scale o quant'altro, quindi in maniera molto versatile, senza aggiungere magari accessori come magari qualche concorrente obbliga a fare. Vediamo adesso. Sì, dimmi pure. Ma io ho visto che i nostri ascoltatori sono molto caldi, io lancerei un altro sondaggio a questo punto. Benissimo. Cosa ne dici? Perfetto, direi di sì, vediamo se sono stati attenti. Vediamo se, ecco. Allora, quanti utenti può gestire un call me multiutenza? Potete selezionare anche qua una sola voce, quindi posso gestire 4 appartamenti, 32 o 127 appartamenti? Vi lascio anche qua qualche secondo per poter rispondere a questa domanda. Nel frattempo colgo l'occasione per ricordarvi che anche il Call Me multiutenza rientra nella promozione Premiati, quindi anche lui ha la possibilità di accumulare punti e di andare a fare monte sui punti che poi vi permetteranno di acquisire degli omaggi. Questo è molto importante. Se hanno votato tutti, se hanno selezionato tutti una voce, io sì, direi che possiamo fermare. E secondo me la maggior parte ha risposto correttamente, direi che perfetto. 927 appartamenti che sono di fatto il numero massimo degli appartamenti che possiamo avere per ogni colonna. Ricordo che l'impianto 2 Voice Urmet può fare fino a 32 colonne da 127 appartamenti, quindi in quel caso ne andrebbe uno per ogni colonna. Ridò la parola a Giorgio per proseguire con la situazione. Grazie Davide, direi che quindi
Il fatto di aver inserito quei dati 4, 32 o 127, magari qualcuno che bazzica anche dei competitor avrà già capito che qualcuno si limita a meno dispositivi. Quindi noi con un unico dispositivo, un'unica interfaccia, riusciamo a servire tutta quanta la colonna, quindi tutta quanta la palazzina. Perfetto. Vediamo un attimo velocemente un altro esempio. Immaginiamo di avere un impianto simile al precedente, ma dove le pulsantiere sono due. Magari un ingresso principale, un ingresso secondario, magari posizionati agli estremi del palazzo. In questo caso, oltre all'alimentatore, andremo a inserire un'interfaccia di colonna, la nuova 1083/53, che ci permette quindi di gestire due ingressi, ma di avere anche due uscite per la colonna montante. Una la potremo, ad esempio, utilizzare per comodità per collegarci ai dispositivi interni, e come indicati anche nella slide, noi possiamo spaziare su tutti i videocitofoni della gamma Two Voice. Possono essere videocitofoni a cornetta, magari per persone che preferiscono il vecchio, il classico sistema di agganciare la cornetta, oppure possono essere dei sistemi viva voce. Sfruttando un'uscita libera dell'interfaccia, possiamo andare a collegare direttamente il nostro dispositivo e il gioco è fatto. Non siamo entrati negli appartamenti, non abbiamo aperto le scatole al pianerottolo, abbiamo collegato il tutto direttamente all'interfaccia di colonna. Quindi con un'unica operazione, tac, abbiamo dato la possibilità a tutti gli utenti. Poi vediamo come di attivare questa funzione comodissima. Ma la versatilità si traduce anche dove? In impianti molto complessi. Immaginiamo di avere un impianto come quello indicato nella slide, dove magari ci sono tre palazzine, ok, ogni palazzina ha la pulsantiera a pie scala, quindi con il loro monitor nella colonna montante, e tutti quanti hanno un ingresso comune. Quindi in questo caso facciamo vedere una pulsantiera alfa digitale che permette quindi di chiamare tutte le utenze. Immaginiamo quindi in questo modo possiamo gestire singolarmente ogni colonna in maniera totalmente autonoma, aggiungendo un dispositivo di rinvio di chiamata per ogni colonna, diamo la possibilità a ogni utente, o meglio, ogni colonna, di gestirsela in autonomia. Aggiungendo quindi un dispositivo per ogni colonna, liberamente, senza obbligare ogni palazzina a seguire ciò che fanno gli altri, possiamo dare la possibilità a ciascuno di remotizzare il comando videocitofono. Ricordo sempre che oltre a rispondere alla chiamata, alla videochiamata, possiamo aprire due varchi e, se sono presenti, anche consultare delle telecamere di videosorveglianza collegate al sistema Two Voice. Perfetto. Vediamo un attimino come la filosofia, quindi come lavora il Call Me Multiutenza. Il Call Me Multiutenza, alla fine, gli attori in ballo sono i classici tre, quindi siete voi gli installatori, okay, che fate l'operazione fisica di collegamento, c'è l'amministratore di condominio che effettivamente abilita gli utenti e infine ci sono gli utenti finali che usufruiscono del servizio che voi gli avete attivato. Piccola nota, l'amministratore noi diciamo di condominio, ma in realtà può essere anche l'installatore stesso che magari ha la manutenzione dell'impianto a prendersi carico della gestione degli utenti, quindi di abilitare ciascun utente. Vediamo un attimino nel dettaglio, quindi partiamo dalla funzione principale, che è l'installatore. Cosa fa? L'installazione fisica del dispositivo, quindi quella che abbiamo visto prima, collegandolo su un'uscita libera del distributore, configura il dispositivo, lo vedremo insieme, e poi ultima operazione, quindi tre step, invia il codice UID, quello che trova stampigliato sul dispositivo, direttamente all'amministratore del condominio. Vediamo insieme come ottiene questa figura. Ok, l'installatore, quindi configura il Call Me come? Direttamente dal suo smartphone. Quindi l'installatore cosa fa? Si scarica un'applicazione, la vedremo, vediamo insieme l'operazione. Ok, c'è qualche connessione un po' lenta, nessun problema, perfetto. Ok, adesso io condivido con voi il mio smartphone, in cui in questo caso io faccio la funzione, le veci dell'installatore, mi sono scaricato preventivamente che cosa? L'applicazione gratuita Urmet Call. Come tutte le applicazioni, una volta scaricata, ok, sul mio dispositivo, mi richiede che cosa? La creazione di un account. Quindi inserisco una mail, scelgo una password secondo i criteri e abilito il mio account. Ricordo una cosa molto importante, che ad oggi per configurare un Call Me multiutenza è necessario un dispositivo Android. A seguire abiliteremo anche sicuramente i dispositivi iOS. Però come prima installazione, in questo momento è necessario utilizzare un Android. Vediamolo insieme. Cliccando sull'Urmet Call Me, ok, si apre la nostra applicazione. Immediatamente sono abilitate due funzioni.
la funzione intercom e impostazioni. Cosa dobbiamo fare per abilitarlo, quindi per configurare il dispositivo? Molto semplice, entriamo nel menu impostazioni, ci clicchiamo sopra, seguiamo un attimino le indicazioni, quindi abbiamo la possibilità di in alto modificare il nostro account, installare e quindi configurare il dispositivo, gestire il servizio successivamente e fare qualche piccola operazione per quanto riguarda l'app. In questo momento, visto che è la prima installazione, andiamo a cliccare su installazione e manutenzione. Perfetto. In questo caso abbiamo la possibilità di configurare il dispositivo, prima installazione, ci clicchiamo sopra. Questa app è comune a tutti i dispositivi di Colmi per tutti i nostri sistemi. Quindi troviamo i vari codici, andiamo a selezionare quello del Colmi multiutenza, che è il 1083/83. Ci clicchiamo sopra, perfetto, e cominciamo che cosa? A seguire Wizard, ossia le indicazioni che ci dà direttamente l'app. Cosa ci dice? Premere scansione per effettuare la scansione del codice QR sul dispositivo. Se vi ricordate, precedentemente vi ho fatto vedere che sul dispositivo c'è un'etichetta adesiva con codice QR. Prendiamo scansiona, si apre la funzione QR Code Reader. Come vedete, io ho scansionato il codice QR. Abbiamo la possibilità di dare un nome al nostro dispositivo. In questo momento io l'avevo già inserito, è Colmi Tutorial. Perfetto, ma potremmo inserire qualunque nome. Potremmo inserire il nome del condominio, il nome dell'indirizzo del nostro cliente. Insomma, quello che vogliamo che ci aiuti a individuarlo quando faremo magari tanti impianti. Premiamo su continuo in basso. Perfetto. E seguiamo il wizard. Molto importante, nel momento in cui bisogna fare la configurazione, quindi abbiamo alimentato il dispositivo e l'abbiamo già collegato all'impianto TrueVoice, la nostra interfaccia comincia a lampeggiare con un LED rosso per indicare che il dispositivo è in trasmissione. Quindi perché lui in realtà sta generando una rete Wi-Fi. Perfetto, premiamo continua, seguiamo le indicazioni. Ci dice connettere lo smartphone alla rete Wi-Fi generata dal dispositivo. Perfetto, cosa facciamo? Andiamo nelle connessioni dati, andiamo a abilitare il Wi-Fi, perfetto. A questo punto il nostro cellulare ci propone tutte le reti Wi-Fi, di fabbrica, come vedete, si collegherà a un router. In questo momento noi vogliamo che cosa? Collegarci alla rete generata dal Colmi. La rete generata dal Colmi è quella indicata da call forwarding. Andiamo a selezionare, quindi connetti, perfetto. E vedremo che il nostro cellulare immediatamente si collega alla rete col forwarding. A seconda del modello, della versione di Android, di dispositivo, può cambiare la voce. In questo caso, correttamente, mi indica che io sono collegato, sono connesso, ma senza nessun accesso a internet, perché in realtà sono collegato a un dispositivo che semplicemente mi sta creando una rete. Torniamo indietro e seguiamo il wizard. Continua. Perfetto. A questo punto noi possiamo selezionare il tipo di connessione. Quindi gli andiamo a dire il dispositivo è collegato in Wi-Fi, quindi a un router, oppure effettuiamo una connessione cablata. In questo caso, per comodità, ho effettuato una connessione cablata con cavo LAN e quindi lascio selezionato quello di fabbrica che cavo. Premo continua in basso, perfetto. Ho la possibilità di andare avanti nella maggioranza delle applicazioni. Se invece vado a installare il dispositivo in magari una rete dove ci sono delle determinati vincoli, io posso selezionare la voce avanzate e andare a impostare un indirizzo IP magari riservato dal sistemista. Nella stragrande maggioranza delle operazioni, ok, lasciamo flaggato il default e premiamo in basso continua. Molto importante questa voce qua. In base alla connessione dati che abbiamo sul dispositivo, quindi sul router a cui lo stiamo collegando, possiamo impostare conseguentemente la qualità della telecamera. Se è una bassa connessione, quindi inferiore a 300 kilobit, scegliere bassa. Se è una rete performante, posso anche andare a selezionare media o alta. Per questo webinar io lascio media, ok, andiamo avanti. In questo caso abbiamo praticamente finito la configurazione. Trasferiamo tutte le impostazioni che abbiamo fatto sul nostro smartphone direttamente sul dispositivo. La configurazione ci è stata memorizzata correttamente, continua. A questo punto cosa c'è da fare? Andiamo a testare se effettivamente abbiamo configurato correttamente il dispositivo, quindi se l'abbiamo collegato al sistema TrueVoice. Quindi andiamo a fare che cosa? Un test. Abbiamo la possibilità di simulare di essere un appartamento, gli appartamenti 0, appartamento 1, appartamento 2, ok? In questo caso lascio l'appartamento 0, perché io ho collegato
un impianto Two Voice qua di fianco a me e vado a fare un test. Vado sulla pulsantiera, vado a chiamare l'appartamento 0, ok, e vedremo che contemporaneamente, oltre a suonare il videocitofono che avete sentito, parte anche una videochiamata. Io non avevo ancora confermato, quindi rifaccio l'operazione. Perfetto. Come vedete, il tempo in cui la connessione arriva in lato internet, il mio cellulare comincia a suonare. Prima di rispondere, posso scegliere se vedere chi è il visitatore. Ok. Come vedete, adesso è una connessione diretta. Passo la mano davanti. Ok. A questo punto rispondo e posso direttamente parlare col visitatore. Posso eventualmente aprirgli la porta con il comando che mi appare direttamente, aprire un carraio oppure parlare direttamente. Ho anche l'indicazione, come vedete qua in basso a sinistra, della qualità della connessione. Quindi, come vedete, tutto in tempo reale. Termino la conversazione e, come vedete, già in fase di configurazione mi è apparso già un menu in più che è la voce telecamere. Quindi significa che in realtà è andata a buon fine. Posso anche io fare un test andando sulla voce telecamere, premendo, ok, vado a selezionare il mio dispositivo ed effettuo un'autoinserzione, quindi riesco a sfruttare tutte le caratteristiche del Two Voice anche direttamente in fase di test. In questo caso io mi sono autocollegato sull'impianto, come vedete, passo davanti, quindi, e posso a questo punto effettivamente verificare che tutto funziona correttamente. La configurazione è terminata, quindi di conseguenza vado in basso, termina il test. Cosa ci dice? Il test è andato a buon fine? Se sì, vado avanti. Se fosse no, magari non è andato a buon fine perché semplicemente c'era uno dei due cavi collegati al sistema Two Voice che non era magari collegato correttamente. In questo caso premiamo sì. Molto importante, l'ultima operazione da fare l'installatore. Come vedete abbiamo impiegato veramente pochi istanti. Vuoi inviare le informazioni sull'installazione direttamente all'amministratore? Sì. Premendo sì, automaticamente mi chiede come gliele mandiamo le informazioni, ossia il codice UID. Gliele mando via mail. Prendo una mail, come vedete, automaticamente già viene precompilata con le indicazioni del codice UID e la mando all'amministratore di condominio. L'operazione è praticamente terminata. Ok, perfetto. A questo punto andiamo a vedere il secondo attore. Come vedete, in pochi istanti abbiamo configurato un internet di condominio. Abbiamo configurato un dispositivo, quindi anziché andare appartamento per appartamento, collegare magari in wifi il monitor o andare a inserire un'interfaccia per appartamento, abbiamo configurato già il dispositivo. Entra in gioco, in ballo, il secondo attore. Vediamolo insieme. Secondo attore, a questo punto chi è? L'amministratore di condominio. L'amministratore di condominio riceve la lettera che abbiamo visto insieme precedentemente, dove gli dice il codice del dispositivo UID è questo, gli segue le indicazioni di scaricarsi il software gratuito. Vediamolo insieme. In questo caso l'amministratore ha ricevuto questa mail dove dice: buongiorno, è stato installato un dispositivo col mio tutorial, il nome che gli ho messo io prima, gli dice qual è effettivamente il codice UID da impostare e gli dice di scaricare il software gratuito. Vediamo insieme cosa deve fare. Quindi alla fine a lui serve semplicemente un computer, un PC. Ha scaricato il software, vediamo insieme cosa deve fare l'operazione. Andiamo ad aprire il software. Si chiama Call Me Manager, ok. Come tutti i software, alla prima connessione, non ce l'ha ancora, si crea un account. Creando un account gli chiede di scegliere una mail, inserire una password e il gioco è fatto. In questo caso l'ho già creata, faccio il login, perfetto. Mi si apre il mio impianto. Nel nostro impianto a questo punto abbiamo tutti i dati dell'amministratore, quindi noi stessi, abbiamo la possibilità che cosa? Di aggiungere un impianto. In questo caso io l'ho chiamato Casa Urmet, ve lo faccio vedere anche in diretta. Come vedete è un software estremamente versatile. Eliminiamo la colonna, perfetto, eliminiamo anche l'impianto e lo aggiungiamo insieme. Quindi alla prima installazione l'amministratore si trova questa schermata, va aggiungere l'impianto, ad esempio chiamiamola Casa Urmet, proprio per dare i tempi fisici che impieghiamo via Bologna, la sede storica della Urmet, e apriamo salva. Lui ha creato il contenitore dell'impianto. A questo punto selezioniamo l'impianto, andiamo ad aggiungere che cosa? Il sistema Two Voice. Come vedete automaticamente sulla sinistra mi appaiono tutti gli appartamenti
disponibili per ciascuna colonna fino a 126, quindi da 0 a 126. Dobbiamo andare a dirgli che questo impianto è associato al dispositivo Colli. Andiamo su dispositivo in alto, aggiungiamo un dispositivo e ci chiede che cosa? Di inserire il codice UID. Se vi ricordate, il codice UID è quella sigla, ok, che abbiamo mandato come installatore all'amministratore, composta da URM e una serie di codici alfanumerici. Premiamo salva, in connessione, e il gioco è fatto. Abbiamo appena associato un Colmi a un impianto. Due step. A questo punto, andando su, vediamo che è già funzionante, potremmo andarlo a modificare, ma in realtà non c'è da fare niente. Quello che ci manca a questo punto è andare a inserire che cosa? Direttamente gli utenti all'interno dell'impianto. In questa maniera non c'è bisogno che andiamo a editare. Se avessi una pulsantiera alfanumerica, ok, immaginiamo di avere una pulsantiera alfa, noi potremmo importare direttamente la rubrica, che sia un alfa, una pulsantiera lecta, una micra, le nuove micra a 32 utenti lo permettono, potremmo importare direttamente la rubrica direttamente nel nostro sistema. In questo caso io invece ho utilizzato una pulsantiera a tasti, andiamo fisicamente a inserire che cosa? I nomi dei vari condomini. Appartamento 1, ok, andiamo a inserire l'utente, chiamiamolo Mario Rossi, è sempre lui. Potremmo anche dire un'indicazione, non è obbligatorio, che abita al piano primo, quindi io, come in questo caso sono un amministratore di condominio, o lo uso anche come database. Faccio salva. E l'operazione è completata. Come vedete, Mario Rossi è apparso sulla sinistra. Posso ripetere l'operazione per gli utenti, Luigi Bianchi. Facciamo salva. E man mano che io aggiungo, me l'aggiungo sulla sinistra. Facciamo anche l'ultimo, Sergio Verdi. Perfetto. Così abbiamo una bella rubrica. Perfetto. Compongo, inserisco i vari nominativi per quanti sono gli abitanti del condominio, dopodiché ultima operazione, stampa lettere. Vediamo che cosa significa, che io vado a selezionare gli utenti presenti, ok, e gli mando una lettera dove è presente un codice QR che l'utente finale andrà a scansionare per abilitare la funzione. In questo caso a me interessa il primo, Mario Rossi, perfetto, faccio stampa. Vado a salvare, ok, e automaticamente il sistema mi ha creato un PDF con il codice dell'appartamento. L'operazione è terminata. Quindi l'amministratore manda una lettera, che può essere mandata via mail o fisicamente stampata e inserita nella buca delle lettere, a ogni condomino, che vuole usufruire di questa funzione. Vediamo cosa deve fare l'utente finale. Ultima operazione. L'utente finale fa la parte più veloce, più bella. Si scarica l'applicazione, si crea un account e attiva la funzione. Vediamo insieme cosa fa. Lui riceve questa lettera, perfetto, dove gli dice veramente dove in tre semplici passi riesce a attivare la funzione. Quindi si scarica l'applicazione Colmi, crea un account, lo attiva e poi scannerizza il codice QR in basso. Ricordo che questo codice QR, ok, è univoco per ogni appartamento, quindi i vari condomini non vanno a passarselo. Esiste uno per Mario Rossi, uno per Luigi Verdi e uno per Luca Bianchi, perfettamente. Come fa ad attivarlo? Vediamolo insieme. Perfetto, torniamo sul nostro smartphone, quindi fatto direttamente, ok. Come prima, il nostro utente finale, anche lui si è scaricato l'applicazione, va nel menu impostazioni, in questo caso lui non è un installatore, quindi non va a fare l'installazione del dispositivo, ma va a fare la gestione del servizio. Clicchiamo su gestione servizio, andiamo a premere su i miei dispositivi e andiamo in basso ad aggiungerli. A questo punto si apre la funzione codice QR, va a fare la scansione del codice QR che ha ricevuto e gli chiede subito: vuoi attivare il servizio di inoltre di chiamata? Sì. Il codice non è valido, quindi ne abbiamo creato un altro, nessun problema, ok, lo faccio anche con voi, aggiungi, riproviamo, ok, a questo punto lo facciamo insieme, scusate un attimo, lo faccio direttamente da sistema, probabilmente grazie a questo condominio,
Ok, Mario Rossi, scusate, vi condivido anche la presentazione. Ok, aggiungi. Ok, sì, era un problema di cavo, scusate. Ok, perfetto, faccio la scansione del codice QR. E perfetto, il nome Mario Rossi viene aggiunto direttamente al mio dispositivo. Quindi l'utente finale in due semplici operazioni ha attivato la funzione. Torniamo indietro, premendo il tasto torno indietro, e come vedete automaticamente anche all'utente finale gli si è abilitato tutta una serie di menu. Quindi anche le chiamate perse. A questo punto, se arrivasse un visitatore alla pulsantiera, simuliamo di nuovo una chiamata dalla pulsantiera esterna. Vediamo. Sentite, suonerà sempre il videocitofono interno e contemporaneamente parte una videochiamata, il nostro cellulare inizia a suonare, questo è il tempo di reazione. Quindi immaginate tutta la connessione dati, quindi il tempo di risposta dipende anche dalla bontà della connessione. Prima di rispondere voglio vedere chi è, quindi mi appare l'immagine, come vedete sono sempre io, bianco, dico ok, voglio rispondere e l'utente finale potrà parlare, sentire liberamente, come vedete c'è anche il ritorno in cuffia, potrà aprire la porta se vuole, immaginate un corriere che deve consegnare un pacco, io gli apro direttamente la porta, posso aprirlo n volte, quindi posso vedere non è entrato, gli apro nuovamente la porta, gli posso aprire in alto il carrello. Oppure a questo punto, ok, lui è entrato, ho visto che mi ha lasciato un pacco, termino la conversazione. Contemporaneamente io ho con la nuova funzione la possibilità di vedere le chiamate perse, quindi io non ero in casa, non ho potuto rispondere, mi fa un elenco di tutte le chiamate che ho perso. Quindi ho anche la possibilità di vedere se è realmente venuto qualcuno. Magari il corriere è passato, o meglio dice che è passato, e in realtà vediamo che non c'è nessuna chiamata. Quindi è un sistema che mi permette di fare tante cose. Anche l'utente finale, molto carino, molto importante, lui può auto anche includersi direttamente. In questo caso premendo sull'icona telecamere che vedete in alto, ok, premendo, lui potrà inserirsi su tutti gli impianti che ha a disposizione. In questo caso abbiamo configurato uno per insomma limiti di tempo. Cliccando su Mario Rossi, lui si auto inserisce sulla pulsantiera videocitofonica to voice, vede se c'è qualcuno e poi decide se di rispondere o meno. Quindi veramente in pochi passaggi. Perfetto. Termina la conversazione e come vedete la configurazione è stata veramente veloce. Ricordo che questa è la lettera che ogni utente riceve, come vedete qua in alto è dedicata a Mario Rossi, quindi non si passa da un utente all'altro, ma l'utente cosa può fare? Può anche fare un'altra cosa. Sempre dal suo dispositivo, immaginiamo a livello di utilizzo, ok, perfetto. Dal suo dispositivo, andando nel menu impostazioni, ok, può condividere la funzione anche direttamente con qualcuno. Quindi la possibilità nel menu gestione servizio, andare sui suoi dispositivi, andare su Mario Rossi, perché in questo momento immaginate di avere, magari avete la fortuna di avere una casa al mare, una casa in montagna, anziché scrivere Mario Rossi, potreste anche andare a selezionare, che ne so, personalizzarla, non Mario Rossi, scrivo ad esempio mare, faccio rinomina, una seconda casa scrivo montagna, terza casa così via. Io selezionando il menu in basso condivisione ho la possibilità, ok, di aggiungere un utente, genero un codice QR e automaticamente la persona, il familiare con cui voglio condividere il servizio fa la scansione a questo codice QR e ho abilitato la funzione. Come vedete, io ad esempio ho condiviso la funzione con un collega, Davide Reina, perfetto, il mio correlatore. In questo momento, se arriva una chiamata, posso rispondere io, può rispondere lui. Mettiamo che io vado in vacanza, vado in posto dove non ho una connessione dati, magari non posso rispondere sempre, io condivido la funzione magari con mio vicino per tutto il tempo che sono in vacanza. Rientro dalla vacanza, gli tolgo la condivisione e sono a posto. Davide, ad esempio, anche lui in questo momento... Ti confermo che mentre mi facevi vedere il QR code, io ho sparato con il mio telefono e mi sono collegato come se fossimo nella stessa diciamo, famiglia.
E lo siamo di fatto, e lo siamo della stessa posizione. E lo siamo, assolutamente. Se vuoi possiamo anche provare a vedere se... Certo, in questo momento io ho condiviso la funzione, ok? Ho la possibilità, adesso se vedete anche la telecamera di Davide, arriva un visitatore, ok? Fa una chiamata. Sentite che suona il videocitofono in appartamento e poi contemporaneamente parte una videochiamata sia a me che a Davide Reina. Davide, confermi? Davide, confermo, e mi è arrivata e posso anche parlare con la tua pulsantiera, mi senti? Perfetto, io ti sento anche direttamente da pulsantiera, quindi possiamo a questo quindi, punto gestire. Confermo che io in questo momento sono fuori Torino, sono almeno a 50 km dalla Urme, quindi posso terminare la conversazione, diciamo che la prova è andata a buon fine. Perfetto, in ogni momento, poi ad esempio Davide in questo momento mi ha aiutato, torno dalle vacanze, non voglio più condividere il servizio, perfetto, cosa devo fare? Torno nel menu impostazioni, gestione servizio, i miei dispositivi, mare, posso rimuovere o la condivisione o il dispositivo. In questo momento condivisione mi dice che io ho condiviso il mio appartamento con Davide Reina, lo seleziono e rimuovo la connessione. A questo punto torno proprietario del mio appartamento. Quindi in maniera molto semplice, non c'è bisogno di scomodare, magari l'altra persona non può, non vuole. Facciamo tutto quanto liberamente in quanto noi siamo i proprietari master. A questo punto chiudo il collegamento per quanto riguarda il mio dispositivo e vado a dire un'altra cosa molto importante, che un unico account, quindi ad esempio in questo caso Mario Rossi, possiamo andare a gestire più impianti. Quindi immaginate, ma può servire, io ho fatto l'esempio casa al mare e casa in montagna, ma potrebbe essere il nostro appartamento e l'appartamento dei nostri genitori. Vogliamo essere sicuri che i nostri genitori, che magari sono già un po' anzianotti, insomma, vogliamo controllare che nessuno provi a raggirarli, ok, condivido il loro account e io posso rispondere direttamente dal mio telefono alle loro chiamate. Quindi anche controllo dei propri cari, quindi una questione anche di sicurezza. A questo punto io direi le conclusioni. Davide, cosa ne pensi? Sì, io direi che penso che abbiamo chiarito molti dubbi in chi ci stava ascoltando. Io devo dire che ho avuto anche un'esperienza diretta con questo tipo di prodotto e devo dire che in un quarto d'ora abbiamo programmato sia il dispositivo che l'intera colonna. Quindi è fatto da me, che voglio dire, non sono un tecnico, non sono un tecnico specifico di questa tipologia di prodotto. E lo posso confermare. Sono... me la cavo, però insomma. E devo dire che è stato veramente di una semplicità estrema. C'è da tenere conto del fatto che nel sistema, con il vecchio sistema di rinvio di chiamata nostro, non parlo della concorrenza perché non si deve, però diciamo che funzionano tutti più o meno allo stesso modo, no? Quindi ogni utente ha il suo dispositivo da collegare. Immaginate un impianto da 20 chiamate, dover configurare 20 dispositivi, 20 monitor con il wifi di 20 utenti diversi. Qui è una, diciamo, qui diamo una soluzione in cui l'installatore in 10 minuti ha fatto tutto e ha dato il servizio a tutto il condominio. Diciamo che in condizioni normali una roba del genere magari si impiegherebbe giorni forse. Invece in qualche minuto abbiamo risolto. Oltre al discorso appunto dei costi limitati che insomma questo tipo di prodotto ha, poi chiederete direttamente ai vostri commerciali di riferimento e vedrete che sarete stupiti. Volevo appunto solo rimarcare il discorso molto importante del bundle con il
con il modem router incluso, che è quello che diciamo ci dà la possibilità di utilizzarlo ovunque. Dove abbiamo l'internet condominiale, lavoriamo senza, tranquillamente. Dove non abbiamo niente, lo forniamo noi. Quindi riusciamo a soddisfare bene o male tutte le richieste che ci vengono date. E soprattutto, attenzione, in questo caso non è necessario in nessuna abitazione degli utenti avere necessariamente la connessione internet. Quindi loro avranno il servizio di rinvio di chiamata sul telefono senza necessariamente loro essere collegati a internet. Ce l'avranno sul loro smartphone che avrà la connessione dati. Ovviamente dipende tutto dalla connessione dati del loro telefono. E niente, quindi queste sono, diciamo, le conclusioni che volevo portare. Che ne dici, Giorgio? Siamo li abbiamo convinti? Io direi di sì, anche perché i dati parlano chiaro, tu sei stato chiarissimo, quindi secondo me è uno strumento che può aiutare noi, aiutare voi installatori o comunque a dare un ottimo servizio e magari creare un po' di business, soprattutto in questo periodo che secondo me tutti quanti ne abbiamo bisogno. Ecco. E mi raccomando, scansionate il QR code e scaricate l'app di Premiati, molto importante. Perfetto. Io direi che stiamo arrivando alla conclusione, sono 6:30, quindi direi puntuale. Quindi innanzitutto vi voglio ringraziare per la partecipazione a questo webinar. Spero che sia stato utile, diciamo, questa nuova modalità, perché abbiamo anche voluto fare in diretta una configurazione, quindi avete potuto vedere realmente tutti i passi, step by step, per la configurazione. Penso che sia veramente semplice, veloce, quindi che ci aiuti a quindi fare il nostro lavoro al meglio. Vi ricordo ancora che prima della chiusura del webinar potrete ancora scaricarvi la documentazione e anche la presentazione, se vi fa piacere, magari di rivederla anche successivamente, se magari qualche passaggio non è stato ben chiaro. Come vedete in sovraimpressione, vi aspettiamo sicuramente al prossimo webinar, che si terrà il 9 marzo alle 17:30. Nel quale parleremo di centrale 1068Z. Il collega Marzio Marini ci illustrerà alcuni esempi pratici di configurazione che sicuramente vi saranno utili per comprendere magari alcuni suggerimenti per velocizzare la configurazione. Io ringrazio Davide per la partecipazione, grazie Davide. Grazie a te Giorgio, soprattutto per la splendida presentazione. Io ringrazio tutti i partecipanti e auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo webinar. Arrivederci a tutti e buona serata. Arrivederci. Salve.